Buongiorno a tutti, siamo oggi qui presenti con Giovanni Tanfani della Claudio Cipolletti. Prima di iniziare ufficialmente, insomma, con la nostra intervista, ci vuole raccontare brevemente della sua azienda e del settore merceologico di cui si occupa? Brevemente, molto brevemente, perché è un'azienda fondata nel 1945 da mia nonna e io ho l'onore e l'onere di essere la terza generazione. Perciò molto brevemente sarebbero da raccontare una vita, anzi parecchie vite. È proprio una storia lunga, ecco, e ovviamente continuativa. A questo proposito, dopo anni di difficoltà dovuti alla pandemia, così come anche alla guerra in Ucraina, che ovviamente ci auguriamo possa terminare il prima possibile, quali sono i trend di mercato, i cambiamenti, ma soprattutto le prospettive verso il futuro? Allora, noi ci siamo trovati 2 anni, 2 anni e mezzo completamente isolati dal mondo. Non suonava mai il telefono. Personalmente, mi ha creato parecchi disturbi e la mancanza di programmazione. E non vedere un futuro. Improvvisamente, grazie a Dio, si è aperto il mondo e siamo ripartiti. Siamo ripartiti pure troppo velocemente perché tutti i nostri clienti erano rimasti senza merci e all'improvviso tutti volevano tutto. Chiaramente siamo andati in grossa difficoltà, non solo con la manodopera e quant'altro, ma siamo andati in grossa difficoltà con le materie prime. Per esempio, noi siamo grossi consumatori di alluminio. Purtroppo questa guerra, al di là del dramma della guerra, noi compravamo l'alluminio in Russia, con il blocco delle frontiere e quant'altro, noi siamo costretti ad importare l'alluminio dall'Olanda a dei prezzi folli. Perciò sta guerra ci ha distrutto sia a livello energetico, con l'aumento dei prezzi, ci ha distrutto a livello di materie prime. Chiaramente ci sono stati dei grossi, insomma, cambiamenti, è stato difficile dover riprendere, però insomma, da quello che ci pare di comprendere è attivo, ecco, continua attivamente con la sua attività. E a questo proposito lei parteciperà anche alla prossima, insomma, manifestazione di Devozio 2024. Quali sono le novità che, insomma, avrà intenzione di portare? La nostra è un'azienda che ha fatto sempre novità, sia a livello di rosari, di bracciali, di quadri. Stiamo già preparando tutta una serie di stampi nuovi. Anche oggi che siamo qui in Polonia abbiamo ricevuto richieste di stampi nuovi, di soggetti nuovi. Ben venga, vuol dire che il mercato risponde, il mercato chiede, però siamo, ribadisco, in enorme difficoltà con più che altro le materie prime. Anche per assurdo, gli stampi vengono fatti sia in acciaio che in alluminio, abbiamo problemi di approvvigionamento per realizzare gli stampi. Li risolveremo sicuramente, però ecco, è tutta una lotta. Chiaro, c'è una ripresa, seppure insomma lenta, però insomma pian piano si vede questa ripresa, no? E a questo proposito, che cosa pensa del digitale, del rapporto che si viene a instaurare attraverso piattaforme digitali come ad esempio Ereligio, che può essere visto anche come uno strumento utile alla propria attività e alla propria azienda? E qual è la sua opinione a riguardo? No, indubbiamente è il futuro questo. Purtroppo per i nostri clienti che hanno i negozi, il futuro è questo. L'abbiamo visto anche sotto Covid, che clienti americani, non nostri, che erano stati a Roma in gita, avevano comprato prodotti Cipolletti, perché noi marchiamo tutto, garantiamo tutto, hanno voluto, ci hanno contattato per email, sono entrati nel nostro sito, hanno voluto tassativamente che noi spedissimo i nostri prodotti dall'altra parte del mondo. Abbiamo 3 clienti grossi della DC Bolletti che lavorano solo e esclusivamente sull'online e stanno dando dei risultati non indifferenti. Prima di concludere, ci vuole raccontare un ultimo episodio, insomma, una gag, ma anche un episodio interessante avvenuto, insomma, durante la sua attività lavorativa. Ricordavo prima con la signora Zattini un aneddoto di mia mamma e di mio zio che ci avevano 20 anni, 22 e andavano da Loreto a Cascia. Perciò figuratevi voi negli anni 50, subito dopo guerra, a portare le colonne con la lambretta. Eppure partivano 2 giovani con le buste proprio piene di rosari per andare a consegnare a Cascia. E uno di questi viaggi mia madre cascò e mio zio neanche si rese conto subito. Era un angelo all'epoca. Sono racconti della mamma che diceva: entravo nel santuario e il sacerdote diceva: guarda Marisa, quella che ho nelle offerte te compri i rosari. Svuotavano queste cassette,
contavano i soldi e compravano i rosari. È cambiato tutto, chiaramente il mondo è cambiato. Se voi pensate che fino al 2000, al giubileo del 2000, al mondo chi faceva i rosari erano 5 aziende, la Cipolletti era una delle 5 aziende. Da lì in poi c'è stata, io la chiamo l'apocalisse, però... Beh, certamente era un'azienda importante ed è tuttora un'azienda importante la Cipolletti. Io, signor Tanfani, la ringrazio, direi che la nostra intervista termina qui, grazie mille insomma per la sua disponibilità.